Ciao a tutti ragazzi, vostro lì, bentornati a un nuovissimo question lì, tutto bello sbarbato grazie a questo brufolo che ho qui, quindi via, pulizia completa della facciuccia. Allora, come ogni question, almeno per un altro paio, lo ripeterò, le domande che risponderò qui sono quelle del question lì precedente, perché, vabbè, sicuramente lo saprete, abbiamo cambiato stile di fare i question lì, risponderemo comunque sempre alle domande, ovviamente. Quindi, se in questo question non avete ricevuto risposta, hashtag question giù nei commenti, fate tutte le domande e nel prossimo risponderò in 30 minuti a tutte le domande che posso, che troverò sotto questo question che state vedendo, ok? Quindi, niente, iniziamo. Diego Miresse, mi potresti dire cosa ne pensi? Asus R9 280, MDFX 8320, Sound Blaster Z, Asus Sabertooth 990 FX R2.0, Cooler Master K380, CX600M, Cooler Master Hyper 212 Evo, HyperX Fury 8 GB, SSD Transient 128 GB, Western Digital 1 TB, dovrei cambiare qualcosa? Sei un mito, grazie mille. L'alimentatore XFX650, HCG620M, i soliti che consiglio da 650, da 650 watt, Cooler Master, Enermax, Antec, eccetera, eccetera, i soliti, insomma. Per il resto tutto ok. Cecchino Sniper, ciao lì, come mai quasi tutti quelli che si fanno uno shop, compreso te, si appoggiano a kingwin.net? È così buono il servizio che offrono ai venditori? Io li conosco solo per l'ottimo servizio ai clienti. Giusto, non è per vanto, ma ci tengo a specificarlo. Io non l'ho chiesto, ma mi è stato offerto. Mi è stata offerta, ecco, questa possibilità. Non è una cosa che fanno tutti, insomma. Generalmente ci si propone e Kinguin può scegliere se accettare o meno. La maggior parte delle volte, beh, rifiutano queste proposte in ogni caso. Però a me invece l'hanno chiesto, quindi. Me l'hanno chiesto, io ho accettato anche perché con Kingwin mi sono sempre trovato bene, quindi non ho avuto problemi, ecco, ad accettare. L'ottimo servizio ai venditori, sì, cioè che non ho capito che cosa intendi servizio ai venditori, cioè io semplicemente sono una sorta di shop sponsorizzato, ecco, questo significa, ok? Ci sono io in più. Come garanzia, c'è la grafica personalizzata che posso cambiare, posso scegliere le locandine, le offerte da mettere, queste cose così. E poi, se le cose vanno bene, se ci sono vendite e quant'altro, posso organizzare dei contest da fare, dei contest, dei giveaway di chiavi, giochi, di anteprime, cioè anteprime nel senso di pre-order e quant'altro. Poi la cosa deve evolversi. Come servizio clienti, comunque sì, concordo. In più, ragazzi, ve lo dico giusto per, ma fino ad oggi nessuno ha mai avuto un problema. Se doveste avere problemi, lì questa chiave l'ho ordinata, cioè l'ho comprata a sto gioco, però un giorno non mi è arrivata, ho contattato e non mi hanno risposto. Cioè, che devo fare? Voi mandatemi un messaggio su Facebook, ci penso io. Ma in ogni caso, fino ad oggi nessuno mi ha mai contattato, perché come vedete, cioè in 10 minuti generalmente si fa tutto. Vi registrate, comprate, pagate, vi arriva la chiave. Basta, questo è qua. Ma 5-10 minuti è pure troppo, ecco. Quindi niente, comunque sì, il fatto è così buono. Cioè, sì, è un ottimo servizio, ottimi prezzi. Mi ci sono trovato da Dio. Quindi, link giù in descrizione allo shop dello zio lì. VCR Gameplay, ciao lì, per installare Windows 10 ho creato una partizione nell'hard disk principale, poi ho installato il sistema operativo. Ora l'ho disinstallato e ho eliminato il sistema operativo, ma non posso utilizzare la partizione perché Windows da computer non me la fa vedere, ma da gestione sì. Come faccio? È molto semplice in realtà. In ogni caso, se vuoi qualche informazione in più sul dual boot, partizione e quant'altro, sul canale trovi video. Basta che cerchi nel mio canale. C'è la lente di ingrandimento, scrivi dual boot e ti vedi video, e un altro invece partizione, partizioni, partizionare, non mi ricordo com'è, e ti ascolti e ci sono un po' di info. Quello che è successo a te praticamente lo vedi in gestione, ma non nel resto, semplicemente vai in gestione, tasto destro, clicchi col tasto destro su quella partizione, fai nuovo volume semplice, questo è quanto, quindi. E lo rivedrai poi anche in computer, potrai utilizzarlo, oppure potrai. Hai detto, hai fatto una partizione, sì, quindi si tratta dello stesso disco, poi potrai anche riunirla all'hard disk principale, alla partizione, ecco, principale, per avere una partizione più grande. Tutto qui.
Francesco Cossu, la mia configurazione. Ciao Lisa, è un mito, grazie mille. Ti scrivo qui la mia configurazione. Le domande sono sotto. Corsair 900D, XFX Pro Series 1250 Watt, Asus Rampage 4 Extreme X79, cooler impianto a liquido custom. Non mi hai detto nulla praticamente di quello che ci hai messo, ma ok. i7-4960X, Corsair Vengeance 32GB, 2780Ti, in ogni caso sono comunque esagerati, 1250 watt, bastavano 1000 watt di qualità, XFX Pro Series assolutamente di qualità, però bastavano anche 1000, ok? Due Samsung 840 da 256, due Seagate da 2 TB, scheda audio EMU1616 della Creative, per un totale di 2771 euro. Ti devo chiedere se mi potresti consigliare un impianto a liquido custom. Cosa ne pensi di questa configurazione? Adesso 2000 euro di budget per gli accessori. Devo comprare monitor, tastiera, mouse, headphone, headset per la chat, un microfono esterno Blue Yeti. Se avanzano soldi non è un problema. Allora, cosa ne penso? Configurazione mostruosa, però l'alimentatore, vabbè, ce l'hai, va bene. Cioè, non credo che i soldi siano un tuo problema, sinceramente, vedendo quello che hai comprato. Però anche 1000 bastavano. Mi resta la configurazione assolutamente tutto ok. Un impianto a liquido non te lo posso consigliare, semplicemente perché non mi hai detto. Non è un problema di spazio e quant'altro. Nel 910 prendi la vasca da bagno, la doccia, il lavandino e ce li metti ed è vuoto. Ed è vuoto. Però non mi hai detto se vuoi mettere solo sulla CPU, anche le GPU, non me l'hai detto, quindi che ti consiglio, ok? Dubito che i soldi siano un problema, quindi mi scrivi su Facebook lì. C'ho 8 soldi da investire per l'impianto, voglio raffreddare solo questo o questo e questo, vediamo che cosa possiamo fare e io ti aiuto. 2000 euro per gli accessori. Allora, praticamente tutti gli accessori devi comprare. Allora, monitor, come minimo, non ricordo il modello, comunque l'Asus ROG, cavolo si chiama, lo Swift, dalla cacchio, il G-Sync 2560x1440, ma assolutamente quello da Dio, 120Hz, quindi da Dio te la cavi, un ottimo monitor, costa un bel po', ma 2000 euro di budget, hai voglia. Mouse e tastiera, potresti prendere tastiera, la Corsair K70 RGB o la K95 RGB, oppure potresti prendere la Trigger Z, potresti valutare quella, sono due delle tastiere top che ho provato assolutamente. Come mouse io mi sono trovato assolutamente da Dio, ma qui dipende un pochettino dalla mano, però io mi sono trovato molto bene con l'M45 di Corsair, è un mouse che consiglio assolutamente a tutti se fa per voi, per la vostra mano. Come cuffie, le solite Ceres 500, le Bitfinex Flow, le X2 Aurel, potresti provare anche, ce le ho qui, le Rocket Cave, le XTD, se ti interessa avere il controllo esterno, i bassi, veramente ti fanno tremare la testa e le orecchie, cioè, ma veramente vedi la testa e inizia a fare così, cioè, veramente, si vede? Sì, inizia a tremare, allucinante, potresti pensare questo. Microfono esterno, il Blue Yeti, assolutamente, microfono eccellente, quindi non te lo devo nemmeno confermare che è un ottimo microfono. E niente, con questi accessori avrai davvero un... Accessori però forse proverei ad integrare anche, che dici, un bel volante, 2000 euro di accessori, se ti piacciono i giochi di guida, altrimenti alzo le mani e niente. Non, l'Oculus Rift, se lo trovi, ovviamente, se sono ancora disponibili, potresti pensare a un Oculus Rift, che è un altro bel investimento per... Da fare, ecco, cioè te lo puoi permettere, beh, adatti con tutti questi soldi e potrebbe essere un investimento, un qualcosa in più, ok? Per l'impianto sentiamoci in privato, lì voglio fare questo, questo e questo, oppure lì voglio un impianto che mi prende tutto il 900D e praticamente ti ripeto, fai prima, prendi la vasca da bagno e mettila nel case, fai prima, oppure no, voglio dedicare una piccola parte del case all'impianto, il resto me lo voglio tenere perché voglio mettere la ruota del criceto dentro, non lo so, poi mi dirai tu su Facebook come vuoi fare. Air Tutorial, con l'Antec HCG 620M riesco a reggere la R9290 non X della Sapphire? Certo. Zio Rafiluccio, lì ho la tua stessa scheda video, la GTX 780 della Asus DirectX 2. Volevo chiederti, hai pensato di passare alla serie 900? Vale la pena? Per quanto riusciamo ancora a giocare ad Ultra? Grazie.
Sì, ci ho pensato, ma ci ho pensato più, più che altro nel senso, vediamo come performano, come vanno queste schede. Ma no, cioè non ti conviene assolutamente. Se proprio vuoi passare alla serie 900, vai sulla 970, che secondo me è un best buy, ma non ha senso, cioè non ha senso dalla 780, ok? Overclock un po' la 780 e hai fatto, cioè hai fatto letteralmente, va benissimo così. Vale la pena? Riprendo di nuovo la domanda. No, se vieni da una 780 Asus, vabbè, che sia Asus, MSA, quello che vuoi. No, non ne vale la pena. Fai un po' di overclock e riprendi un pochettino, ma pure senza fuori overclock, tra virgolette, fuori overclock, ok? Ultra Battlefield tranquillamente te la spassi, ok? Questo è. Per quanto riusciremo a giocare ancora ad Ultra? Dipende dai giochi che usciranno. Ho letto qualcosa di Assassin's Creed Unity, o come cavolo si pronuncia, dei requisiti che non hanno, cioè sono fuori dal mondo. Quindi ecco, se i produttori iniziassero ad ottimizzare un pochettino, potremmo campare più a lungo. Però se partiamo così con Assassin's Creed, la vedo un po' nera. Già dopo un annetto, già a fine 2015, se iniziano a uscire giochi ottimizzati di merda, come sempre, ma se fanno di tutto per non ottimizzarli, la situazione è critica anche per la serie, anche per una 970 poi diventerà critica, parliamoci chiaramente, se fanno tutto col lettere, ma nemmeno coi piedi sarebbe già un passo avanti, ok? Però per adesso goditi la 780 come sto facendo io. Io poco e nulla in realtà perché non gioco, ma comunque. Stefano Melis, ciao Leon, un problema che spero tu possa risolvere, ci proviamo. Ho un ASRock 970 Pro 3 e un XFX Pro Series 550. Gli altri componenti non penso siano impostati per questo, fosse importanti per questo problema. Comunque, quando spengo il PC con Arresta Sistema, il PC si spegne, ma tutte le periferiche collegate alle porte USB restano accese. Come se continuasse a passare corrente, però nel case è tutto spento. Tutti i LED, le ventole, anche la ventola dell'alimentatore e della GPU, tutto spento, a parte la tastiera, il mouse e gli speaker che restano accesi finché non premo l'interruttore e tiro l'alimentatore. Sai dirmi il perché? PS, ho rispammato questa domanda dallo scorso question, quindi se non si può fare non rispondere alla domanda. Due punti D. Non esiste che non si può fare, tutto si risolve. Allora, proprio la prima cosa che mi viene da chiedere come prova, hai visto nel BIOS se c'è qualcosa delle USB che hai lasciato attivato o che hai attivato tu non sapendo cosa fosse? Ok? In ogni caso, quando il computer è spento, in realtà molte persone pensano che il computer è spento, ok, finisce il passaggio di corrente. No. Non è così perché comunque la corrente c'è sempre all'interno del computer perché esistono addirittura delle funzioni nelle schede madri, il wake on tastiera USB, cioè premete un tasto e il computer si riaccende. Se non c'è corrente, se non c'è un passaggio di corrente, come fate? Ecco, quindi tu devi vedere magari se hai abilitato qualche wake up di questo tipo. Io per esempio te lo posso dire tranquillamente, io ho collegato le Ceres 500. Le uso più che altro perché per registrare hanno un ottimo microfono. Io anche quando spengo il computer, il controllerino resta acceso, posso spegnere e accendere il microfono e ce l'ho così da quando ho le Ceres, in ogni caso, quindi non è che sia un grosso problema. Però capisco che un mouse e una tastiera che restano accesi, soprattutto se è una tastiera con i LED, può dare fastidio. Prova, ripeto, a vedere se hai attivato qualcosa nel BIOS se non lo sai. Se tu ritieni che non ci sia alcun problema, ti direi di fare proprio una prova velocissima. Se hai un'altra disk, togli quello che hai tu, SSD, quello che hai, togli, metti un'altra disk, installa il sistema operativo Windows 7 senza toccare nulla, spegnilo e vedi che cosa succede. Ma secondo me è un problema di, tra virgolette, problema, è solo un'impostazione sbagliata nel BIOS. Questo è quanto. Poi fammi sapere. FedeFede46, ciao lì, meglio la R9270X o la R9280, non il modello X. Come performance ovviamente la R9280. Il giardino del possente. Ciao lì, farai mai un video dove spieghi come installare i driver della modalità HC? Ho un'emergenza ma non riesco a trovare i driver della modalità HC. Mi puoi per favore spiegare dettagliatamente dove trovarli e come scaricarli? E un'altra cosa, ho il salto di performance se passo dalla mia GT 630 a una GTX 750 Ti. Allora, iniziamo dai driver HC. Visto che me lo chiedete in tanti, forse sì, lo farò. In realtà non è molto complesso. Andate, se avete CPU Intel, andate sul sito Intel, AHC scaricate.
AMD, andate sul sito AMD, HC, scaricate, cioè quello è alla fine, ok? Non è nulla di complicato. Dettagliatamente, suppongo tu abbia Intel, ma giusto per, vai sul sito Intel, Google, apri Google, Intel Driver, ti appare poi, vai sul sito Intel, ti appare poi lo spazio dove cercare, ok? AHCI, scarichi, cioè quello è alla fine. Intel Rapid Storage, proprio se vogliamo fare i puntigliosi, ma quello è, ok? Il salto di performance, ragazzi, leggendo questa domanda, quando io parlo di salto di performance, non è che è una cosa che si sblocca il salto di performance, ok? In ogni caso sì, da 6,30 a 7,50 c'è un mondo di differenza. Il salto di performance che intendo io, cioè è quello là di dire lì passo da una 780 a una 780 Ti. Sì, il salto in ogni caso lo farete sempre, ma è un salto irrisorio come passare da una 780 a una 970. La 970 fa più frame, è più potente, per carità di Dio, ma non ne vale la pena, a meno che non avete soldi da buttare. Prendi, ma prendi pure la 980, prendine due, prendine tre, per dire, ok? Il salto, quando lo intendo, ecco, come lo intendo io, quando voi fate una configurazione e io vi correggo alcune, sembra brutto dire correggo, non sono nessuno, però quando vi cambio, ecco, qualcosa, perché magari mettete un i7, mettete SSD RAID, ma macello che poi non serve a nulla effettivamente, io vengo da questa configurazione, se prendo questa ho il salto di performance, sì, ma hai un salto migliore per giocare, perché fondamentalmente qua parliamo di PC per giocare. Se invece di prendere una 770, per dire una cagata, prendi una 770 con SSD RAID, prendi una 780 o 970, vabbè, mo stiamo parlando della serie 7, parliamo della serie 7. Questo intendo come salto. Non è una cosa che si sblocca il salto di performance, no, è semplicemente un investire, per così dire, meglio i soldi in rapporto a che cosa si deve fare. Devi giocare, va benissimo. Una scheda video più potente rispetto a magari una CPU più potente, se va niente per giocare. Hai 5 tutta la vita per giocare, ok? Quello è il concetto. SSD in RAID, hard disk RAID dalla mattina, case super mega ultra impianto a liquido stra custom per fare overclock, no, serve a niente. Togli, magari l'impianto a liquido ci esce pure un po' ridimensionato, perché non ha senso metti il RAD Monster da chissà quante, che ne so, 240, 360, non ha senso, ok? Se devi fare un leggero overclock bisogna investire, sì, il termine è quello perché alla fine è un investimento, tra virgolette, ok? Investire i soldi nel modo corretto a seconda di quello che bisogna fare. Se io devo giocare, investirò tanto nella scheda video. Se non mi interessa giocare, ma mi interessa, che ne so, fare altro, investirò in altro, appunto, ok? Se mi interessa overclockare come un dannato, pure la CPU più schifosa che ci sia, un Celeron, non lo so, qualsiasi cagata, investire, ma per sfizio personale ovviamente, investirei su un impianto a liquido custom o anche oltre, ok? Si investe in una scheda madre capace di sopportare certi livelli di overclock, si investe in un impianto a liquido o comunque un sistema di dissipazione che magari volete raggiungere il limite, volete scoprire qual è il limite di quel sistema, aria liquido o all-in-one. Si investe a seconda di quello che bisogna fare, ok? O a seconda delle necessità, tipo lì ho comprato sto monitor 4K, per dire, ok? Ho comprato un monitor 4K, con questi soldi cerchiamo di investirli meglio per arrivare a giocare bene in 4K. Questo è il salto di performance, è solo una cosa che vi dico io per farvi capire che c'è differenza tra una configurazione che avete fatto, pur giusta, però secondo me corretta. Si investono meglio quei soldi e vengono sfruttati meglio nel tempo, vi durano di più nel tempo quei soldi, ok? CyberBob79, ciao Lì, sei bravissimo e ti seguo sempre, grazie mille. Ho una domanda da farti, devo farmi un nuovo PC. Tenevo a dirti che non sono interessato a fare overclock, quindi ho optato per un H87, come spesso consigli, anche se vorrei chiederti se posso prendere eventualmente anche l'H97. Fondamentalmente sì. Dimmi tu quali sono i componenti. Dimmi tu qui sotto ti elenco i componenti, chiedo scusa. 4670 o 4690, lo devi prendere, prendi il 4690. Il 4670 fondamentalmente è più caldo, ok?
H87 o H97, dipende da quello che prendi. Se prendi il 4670, H97, se prendi il 4690, H97, ma qui tant'è. XFX650, questo va bene, devo prendere il Pro, no, va bene anche questo. Caviar Blu 1 Tera, 840 Evo, il Samsung, SSD 250 GB. Vengeance Pro o Low Profile 8 GB, prendi il Low Profile, stai più tranquillo in caso tu volessi prendere un dissipatore. Adesso non lo vuoi fare, però le RAM potrebbero rimanerti, ecco, nel caso tu voglia passare a un'altra configurazione, vabbè, che forse poi si passerà a DDR4 e quant'altro, quindi vabbè. Corsair 500R GTX 970. Il dissipatore per la CPU, se non devo fare overclock, lo compro o no? Va bene quello del box? Grazie, ti stimo, frate. Grazie mille, frate. Allora, no, non ti serve il dissipatore, semplicemente che non vuoi fare overclock, ok? Quindi non spendi soldi inutilmente. Al massimo puoi avere temperature più basse e maggior silenzio, ok? Con un dissipatore, magari il classico Hyper212, per dirne uno, ok? Ma la configurazione va già bene così. Prendi 4690 e H97. Le RAM, ti direi prendi le low profile. Cioè, sono RAM. Prendi le low profile. Esatto, buono. Quanto siamo? 21 minuti, sì, ancora un po'. Luca Mario. Ciao lì, se provo a installare il Prop Boot Manager, mi dice unable to access partition information. Cosa posso fare? Ho fatto come hai spiegato, Windows 8.1, poi volevo chiederti se da BIOS posso fare il boot con una USB formata ad NTFS, se sì come lo devo settare? 8.1, allora, dovresti forse disabilitare il Secure Boot, non tocco Plop Boot Manager da quando ho fatto l'ultimo video praticamente, ok? Dovresti disabilitare il Secure Boot, se non sai come fare sentiamoci su Facebook perché la procedura non è che sia proprio super rapida, poi... Se non sei riuscito a farlo subito, sicuramente avrai già cercato su internet, probabilmente hai bisogno di c'è bisogno, magari ti faccio proprio la spiegazione passo per passo di 8.1, ok? Poi formattato in NTFS, se deve, posso fare, sì, puoi fare il boot tranquillamente. Se sì, come lo devo settare? Che cosa? Cioè il BIOS AV, punto, cioè basta, metti la pendrive come primo boot, boot selector, selezioni la pendrive e vai, cioè quello è alla fine. Se vuoi sapere come formattare la USB in NTFS, il video scaricare Windows 7 che ho fatto e come si installa tramite USB, semplicemente alla stringa quando dico scrivete format uguale FS, format spazio FS uguale FAT32, invece di FAT32 scrivete NTFS, quello è... poi seguite tutto il resto della procedura, enable, active e quant'altro là. Assign, active, chiedo scusa. Tant'è, queste. Suppongo comunque tu ti riferissi al BIOS, quindi semplicemente non devi fare nulla. Come parte in FAT32, parte in NTFS. Simone Di Mauro, meglio l'ETS T40 o il Seidon 120V per raffreddare il mio 8320? Intendo con un po' di overclock ovviamente, Seidon 120V. Se ne sai altri col prezzo intorno ai 60 euro fammi sapere. PS, che ne pensi del nuovo monitor 5K presentato dalla Apple? Grande lì, grazie mille. Allora, 60 euro. Potresti pensare all'HR2 di... Quanto costa l'HR2 di Thermalright? Mi ricordo. Allora, ce ne andiamo su Amazon.it, Thermalright Macho, 52 euro, HR2, ottimo dissipatore. Ah, cavolo, vabbè, Amazon.it, lo lascio aperto nel caso servisse per future, per futuri consultamenti. il nuovo monitor 5K. Perché non 4K? Hanno fatto 5K e noi abbiamo il 5K. Tant'è, ok? Che cosa ne penso? Come qualità sicuramente da vedere un 5K è una cosa spettacolare. Però se mi è fatto... Il mondo c'ha il 4, noi abbiamo il 5K. Ok? Poi, boh. Un monitor poi a quella risoluzione di qualità, assolutamente di buona, di ottima qualità, non credo che costi così... poco, ok? Perché se vi ricordo costano circa 2000 euro e un monitor 5K 2000 euro più tutti i componenti e quant'altro, non lo so, mi sembra un po' bassino il prezzo sinceramente per avere un monitor davvero di qualità come
proclamano, non hai cioè, i monitor di super mega qualità, nessuno li ha mai visti. Però non lo so, è un'opinione, magari provandolo effettivamente hanno stretto una partnership con qualcuno e probabilmente gli hanno fatto lo sconto del 50% sui monitor, non lo so. E niente, questo è quello che penso. Ciao Lisa, è un grande, grazie mille. Volevo sapere qualcosa su Redil Boost, potrebbe portarmi benefici sulle prestazioni? Un cazzo di niente. Ho un PC di merda, lo so, AMD Sempron, ASRock N68, 2 GB di RAM DDR2, Caviar Blue, vabbè. Alimentatore di merda, GT630, vabbè, insomma, computer molto vecchio. No, un cazzo di niente. Quanto siamo? 25 minuti, voglio. Ciao, grande Lee, grazie mille. Vorrei chiederti un tuo parere su questa configurazione per giocare e fare overclock. Z97 Gaming 7, 4790K, Zalman CNPS 9900 Max, GTX 970 della MSI, Corsair Vengeance 16 GB, Antec HCG 620 Watt, Samsung 840 Evo da 250, Kyber Blue Tera, Aerocool GTS Black Edition. Vorrei inoltre chiederti un consiglio per quanto riguarda l'UPS. Io avevo pensato a APC modello oppure Trust, Boot Trust, APC sono ottimi UPS. Cosa ne pensi? Me ne puoi consigliare un altro? Grazie in anticipo per la disponibilità e la cortesia. Sei il migliore, grazie mille, non è vero. Il modello dell'UPS non te lo posso consigliare semplicemente perché non ricordo i modelli, sono sincerissimo. Cioè, una cosa mi chiedono tipo una persona ogni 6 mesi. Quindi, no, li dimentico così come li consiglio. In ogni caso, un 1000 VA dovrebbe bastare assolutamente, anzi, basterà sicuramente. Poi, in ogni caso, ci puoi collegare vicino anche il monitor, magari le casse. Okay, queste cose, il modem magari, ok, un 1000 VA dovrebbe bastare sicuramente. APC, assolutamente un ottimo, ottimo, ottimo brand. Per la configurazione, cosa ne penso? Ottima, ma Aerocool GTS perché prendi qualcosa di qualitativamente, secondo me, superiore. Il dissipatore overclock potresti, no, impianto a liquido custom, no, perché no, costano troppo impianti a liquidi custom. Quindi potresti pensare a. Lasciando che io cambierei anche il case con i soliti che consiglio sempre, Cooler Master per esempio, AF 912, 930, l'AFX, Cosmos no perché costa uno sfacelo, i Carbid, Bitfinex Ronin, insomma i soliti case che consiglio sempre e comunque continuamente. Per quanto riguarda il dissipatore potresti valutare o Yole One o qualcosa d'aria potresti valutare ad esempio Cryorig, l'Air One Ultimate, potresti valutare il Noctua D14, il Silver Arrow, ok? Che altro? Che altro? Mi viene in mente niente sinceramente. Vabbè, l'HR02 ma è inferiore a questi qua che ho consigliato. Come all in one potresti valutare l'H100i per esempio da parte di Corsair, ovviamente in base al case, oppure uno Swiftek, potresti valutare un Iceberg, un Nepton di Cooler Master. Insomma, bisogna vedere un pochettino il rapporto, quanto puoi spendere, quanto ti resta anzi tra case e dissipatore, ok? Quanto ti resta, e poi si cerca di dividere equamente il prezzo tra case e appunto dissipatore. Il gruppo di continuità, l'UPS, ci tengo solo a specificarlo, un gruppo di qualità serio, non costa poco. Si parla almeno di 200-300 euro, ma proprio minimo, ok? Minimo. Poi sentiamoci in privato, ho dimenticato di dirlo per il tutto, e mi diceva da lì ci voglio collegare questo, il frullatore, la macchinetta del caffè, e quindi ci regoliamo in base a tutto. In ogni caso, prima dell'UPS ti direi di pensare bene prima al case e al dissipatore, ok? Matteo Baderù, quanto siamo? 29 minuti, facciamo l'ultima. Ciao Lì, vorrei farti una domanda. Fra poco ordinerò i pezzi del PC nuovo in cui ho messo un 4690 non K. Ho scelto quindi di lasciare il dissipatore stock. Avendo una scheda madre non funzionante con questo dissipatore? Moment. Ho provato a smontarlo e rimontarlo. Andando a montarlo però ho notato che devo premere. Che devo premere ai quattro piollini del dissipatore per incastrarlo sulla scheda madre. E fin qui ci siamo. Per farlo devo esercitare molta forza e devo tenere la scheda madre sul PCB. Che significa devo tenere la scheda madre sul PCB?
Potresti dirmi per favore il metodo esatto per montarlo senza rompere la mob o i contatti? Un'ultima cosa, puoi dirmi se la mia config va bene? 4690, dissipatore stock, H97 Pro 4, Vengeance 8 GB, XFX650, sì, va bene, GTX 970, AF912 Plus, Western Digital Cover Blu 1 TB, grazie mille, sei un grande, grazie mille. In realtà sì, bisogna fare un po' di fo... Cioè, allora, ti faccio l'esempio, ok? Questa qua è la scheda, qua c'è la CPU per esempio. Allinei quattro piolini con i fori presenti sulla scheda e premi, cioè nella scheda madre in ogni caso ti viene venduta una spugnetta, tu prendi e la metti sotto, ovviamente sotto la scheda madre per evitare che tutti i pin e i contatti si possano piegare, rompere e quant'altro, poggi, tale, premi, devono fare lo scatto tutti e quattro i piedini, magari puoi prendere, no, non mettere mai prima sopra, sotto, prima i due lati, no, sempre ad X, ok? Quindi se metti in alto a destra, poi metti quello a sinistra. Insieme, magari le dita dietro la scheda, pa, e premi, pa, dall'altro lato. Cioè, così si fa. Sì, ci vuole un po' di forza relativamente. Non stare a preoccuparti di pre. Cioè, non è che una scheda madre si rompe perché tu la tocchi, voglio dire. Scheda madre resistono a ben altro, resistono a ben altro, ok? Quindi non ti fare paura, tocchi col mignolino piano piano, no, cioè vai là, premi, non succede nulla, non la spezzi, a mo' che la spezzi ti fai prima tu male, credimi, quindi non te ne preoccupare. Niente, ragazzi, 31 minuti io direi che può bastare per questo question lì. Niente, perché sono verde? Mi sono diventato Hulk. Niente. Ragazzi, io spero che il question lì vi sia piaciuto, spero vi sia stato utile, spero di essere riuscito ad incastrare le risposte con i vostri dubbi. Battuta di merda, Madonna santa. Disiscrivetevi dopo sta cazzata. No, non lo fa. Niente, ragazzi, hashtag question lì giù nei commenti tutte le domande che volete, che risponderò nel prossimo question lì 30 minuti, eccetera, eccetera, lo sapete già, e noi ci becchiamo nel prossimo video. Nada vot, wa giù, bye bye, I'm Batman.